benedici e custodisci questa struttura fieristica che ritorna alla sua specifica destinazione dopo essere stato luogo apprezzato di cura e di prevenzione. Benedici tutti coloro che l'abiteranno e la visiteranno, perché il mondo del lavoro e della ricerca in stretto legame col territorio rafforzino il senso di appartenenza e di coesione sociale, promuovano uno sviluppo sostenibile e integrale per la dignità di ogni persona e per il bene comune. Un momento solo, opla! Presidente, perché ha voluto essere qui oggi? Ma perché credo che sia un momento importante, sia celebrare il patrono di Bergamo che celebrare la ripartenza del mondo fieristico. Perché vede, quando uno arriva e vede tutta questa gente che chiede di poter entrare, è la dimostrazione che c'è la volontà di una ripartenza, che c'è la volontà di un messaggio positivo che emerge soprattutto da questo territorio che ha sofferto più degli altri e che più degli altri sta dando una dimostrazione di capacità. Questo è stato un luogo di sofferenza, qui è stato allestito un ospedale che è significato anche alla luce di quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, che significato ha questa riapertura? Ma è stato un luogo di sofferenza, ma è stato un luogo anche in cui il popolo bergamasco ha dimostrato di essere capace di grandi gesti di solidarietà, di reazione di fronte al dramma che stava vivendo. Credo che sia simbolico che la ripartenza arrivi proprio da qui, per trasformare la lotta al virus alla lotta verso il futuro. A questo proposito, come vede i prossimi mesi in Lombardia? In prossimi mesi io posso dirle qual è la situazione odierna. La situazione odierna ha confermato che la Lombardia è in zona bianca, i numeri dell'occupazione degli ospedali, delle rianimazioni sono assolutamente sotto controllo, molto positivi, il che dimostra come la vaccinazione stia dando dei risultati ottimi. Credo sia necessario continuare nella vaccinazione, vaccinare ancora tutte le persone che sono indecise o che hanno motivazioni per non farsi vaccinare, bisogna vincere queste resistenze e dopodiché io sono convinto che la battaglia nei confronti del virus potrà andare a risultati positivi. Penso che l'immagine più bella, più rappresentativa di questa giornata sia quella che si vede dietro di lei, tutta questa gente in fila per rientrare di nuovo in fiera. Parlavo col direttore della fiera, era preoccupato per il troppo successo di questa iniziativa. La risposta è davvero importante, si vede che gli operatori del settore, i cittadini avevano voglia di tornare a lavorare, a incontrarsi, a fare di questo luogo un punto d'incontro come è sempre stato. Nel frattempo ci sono stati 2 anni di diversa funzione della fiera, che però insomma ha retto ogni volta la responsabilità di assistere la popolazione quando c'è stato bisogno di curare i malati con l'ospedale da campo, quando c'è stato bisogno di provvedere alle vaccinazioni. Questo è diventato il principale hub della nostra provincia. E il fatto che oggi si torni invece a far fare alla fiera il suo lavoro, cioè quella di luogo di esposizioni, è un segnale che ci dà fiducia, positivo, vuol dire che siamo davvero oltre la fase più complicata della pandemia. Sappiamo che ancora ci sono difficoltà e sfide da affrontare, ma siamo molto fiduciosi, quindi la risposta credo che sia il segnale più chiaro.